Buongiorno da Porto Tolle, buongiorno da Leandro Maggi. Convocazione di un'assemblea pubblica di tutti i pescatori da Scardovaria a Comacchio nello stadio Cavallari per discutere del futuro della pesca alla luce del contesto emergenziale in corso causato non solo dal granchio blu. Tanti gli amministratori sia emiliani che veneti, con il sindaco di Porto Tolle Roberto Pizzoli a far da padrone di casa. Tra gli altri il sindaco di Ariano Beltrame, il sindaco di Goro Brugnoli e di Comacchio Negri. Ascoltiamo le parole sull'evento dell'assessore regionale Corazzari e del presidente della provincia ferrarese. Assessore Corazzari, sempre presente per queste manifestazioni, lei ha fatto moltissimo per il comparto, ciononostante la dimostrazione di oggi è il fatto che il comparto è in grossissima difficoltà. Cosa ha nel cassetto ancora per poter aiutare i pescatori, sia nostri, oggi tra l'altro con gli amici di emiliani? Beh, innanzitutto è un grido di dolore che viene sollevato in questa occasione. Qui si gioca il futuro del comparto, di tutto il settore e anche di questi territori, perché queste famiglie che vedete dietro di me, questi pescatori, non hanno alternative al mondo della pesca e al lavoro che per decenni hanno fatto per strutturare queste realtà. E oggi la sciagura, il dramma del granchio blu distrugge il futuro a questi. È chiaro che noi come istituzioni dobbiamo dare delle risposte anche a livello di emergenza, quindi noi abbiamo chiesto come regioni Veneto e Emilia Romagna la dichiarazione dello stato d'emergenza affinché si possano veramente fare delle politiche come gli ammortizzatori sociali, il blocco dei mutui, delle politiche straordinarie che sono quelle che servono in questo momento. Come regione abbiamo già destinato risorse dirette sulla tematica granchio blu, abbiamo avviato delle ricerche con Veneto Agricoltura, con l'ARPAV, per trovare anche delle soluzioni dal punto di vista scientifico per la eradicazione di questa specie. Abbiamo in via anche immediata dato ben 12 milioni a tutto il comparto pesca, di cui quasi metà arriveranno come misura emergenziale sulla misura 568 dei vecchi fondi strutturali del FEAMP proprio all'area del Delta del Po. È indubbio che il comparto per noi, per tutta la provincia, sia fondamentale, è forse quello più rilevante. Ci sono delle conseguenze che sono non solo di natura economica, ma che sono importanti per tutto il territorio. È chiaro che anche dal punto di vista sociale abbiamo l'attenzione alta. Noi come provincia, con il comparto della pesca e della molluscocultura, ci siamo mossi in questo periodo. Io parlo per quanto riguarda il mio mandato, abbiamo avuto un'interlocuzione costante con questo comparto, proprio perché crediamo che questo sia fondamentale per il nostro territorio e per il suo sviluppo. Chiaro che ora questa emergenza mette davvero in difficoltà tutti loro e tutto il territorio. Credo che sia importante riuscire a manifestare questo tipo di vicinanza e farci anche portatori del loro interesse, ma che è un interesse comune, un interesse di tutta la provincia, nei confronti delle istituzioni che di sopra di noi credo e spero possano darci le risposte che servono senz'altro in questo momento particolare per gestire l'emergenza, ma anche per pianificare il futuro.